abbiamo ritenuto che fosse non solo nostro dovere, ma un piacere poter di avere qua per ringraziarvi a nome della città di quel che avete fatto non solo domenica scorsa e nel lungo percorso che vi ha portato a vincere la comunità, ma ringraziare la società, i giocatori in particolare, per tutto quello che avete dato a Piacenza in questi anni, ormai sono 10, 11, quando, ma sono tanti anni che hanno consentito, grazie a Correggiore, a Comunale, a tutta la società che è cresciuta in questi anni, di portare Piacenza ad avere un rilievo a livello nazionale che fino a qualche anno fa era veramente insperato. Oggi la pallavolo piacentina è al vertice in Italia. Io non mi allargo in questo momento per scaramanzia, però spero di potervi avere qua con me puntuale prossimamente per altre circostanze. Il piccolo segno che vogliamo lasciarvi oggi è un riconoscimento che la comunità piacentina simbolicamente mi trasferisce ed è un ringraziamento per tutto quello che è stato fatto. L'investimento sullo sport in un momento d'altra di difficoltà come questo, per una comunità come la nostra, costituisce un investimento sicuro, perché veicola un'immagine positiva, l'avete visto anche voi, l'abbiamo visto tutti, quanti sono stati i tifosi che sono venuti a Bologna nelle due partite di semifinale e finale. E al di là della loro partecipazione c'è stato tutto un pubblico che da Piacenza vi ha seguito. C'è un moto di sportivo a livello giovanile che è cresciuto nel corso degli anni, che ha portato passione verso uno sport interpretato in modo unico. E oggi è quello di cui avevamo bisogno. Cultura e sport sono i due ambiti che possono dare delle risposte positive in un momento di crisi come questo. Quindi io ringrazio tutti i protagonisti, voi in particolare naturalmente, il dirigente, l'allenatore, il presidente in particolare perché ci ha creduto fin dall'inizio e incrociando le dita spero di potervi vedere in un altro momento per festeggiare altre tappe che sicuramente arriveranno. Quindi grazie ancora per tutto quello che avete fatto. Presidente, è stata lei. Sì. Diciamo che oggi io voglio solo ringraziare tutti, tutte le componenti che hanno permesso, diciamo, questo nostro successo. Forse è un pochettino, diciamo, le componenti del nostro gruppo, forse è il segreto che abbiamo, no, nelle nostre vittorie o nel nostro successo, appunto, che molte volte in maniera generica si ringrazia i giocatori, magari i titolari, quelli che hanno fatto in quel momento il punto decisivo, si ringrazia l'allenatore perché, diciamo, è la tre d'union fra tante componenti e molte volte in modo generico, no, si ringraziano tutti gli altri. Ma io invece voglio diciamo, ringraziare proprio pubblicamente tutti perché voi direte tutti sono pagati, di più, di meno, di pochissimo, no? Per quanto fanno, ma questo non è assolutamente vero, cioè, tutti stanno dando molto, ma molto di più, no? Di quanto effettivamente vengono retribuiti dalla società, no? E questo è un plauso. Quindi io posso partire dalla nostra, diciamo, storica, non per l'età, Monica Uccelli, con Enrica, non sono sempre
diciamo, collaboratrici stipendiate, ma danno qualcosa molto di più. Il termine della situazione, che io vivendo vicino alla squadra posso dire che non è un semplice secondo allenatore. Mitico Scarancini, che è un po' Carancini, secondo me. Io spesso e volentieri mi metto vicino a lui e vedo che rompe i coglioni oltre il seminato, ma non lo rompe solo per rompere, perché quello fa parte forse del suo DNA, ma la rompe per dare un contributo, quindi lo vedo esagitato dietro al suo computer. Faccio un applauso al fisio, al russo, che se dovesse lottare tutte le ore che effettivamente fa in più rispetto a quanto dicevo prima, saremmo rovinati. Eppure è vicino con passione, con contatto, fino all'ultimo, diciamo, arrivato al tifoso di Modena, a Bologna, a Forza Loca. Effettivamente ho potuto provare, cioè non dico che la perfezione si possa raggiungere quest'anno, per amore del cielo, però diciamo che un gruppo così ben assortito è difficile. Molte volte le altre società analizzano quello che è il nostro segreto, cioè qual è il nostro gruppo. Molte volte si dice che la nostra è una famiglia, ma uno lo dice così a prescindere, senza sapere, senza conoscere bene, no, nel contesto quanto succede. Eppure io penso che questo sia il nostro piccolo segreto, che è difficile da imitare. La cosa più bella che ho visto nella finale di Coppa, a parte il punteggio finale, che questo non basta, come si dice, l'amore dedicato da quei giocatori che erano in panchina, no? Che vedevo che assistevano alla partita non come semplici panchinari, no? Ma come hanno vissuto in maniera pazzesca la partita. Poco loro interessava di entrare in campo in quel momento. E ho visto che nel momento del festeggiamento questo, diciamo, era qualcosa di vero. Sembra una cosa banale quello che dico, ma nella vita sociale, nella vita imprenditoriale e nella vita politica, non sempre chi sta nelle seconde file collabora al successo. Quindi penso che anche nei comuni non sempre chi è in panchina o chi è all'opposizione o che fa parte del consiglio comunale sia sempre totalmente collaborativo. Di solito il collaborativo è sempre quello che comanda o quello che tira le file, invece da noi non è così. Ci abbiamo avuto il più fortunato del gruppo, che è lo zio D'Ancona, che lui ha la doppia veste, no? Lui è un part-time con la Rebecchi ed è un part-time con la Copra, no? Quindi lui quest'anno è reso sfondato perché ha preso i doppi premi e quindi sta. E aspettato fino all'ultimo momento. E poi via via ci abbiamo tutti i collaboratori, adesso vedo un nuovo taglio di capelli, no, che di mezzo, che è quello di Contanelli, forse è dello stesso barbiere, al medico, al buon Paladini, al mitico rappresentante di tutti. Al nostro scorso più simpatico, che è Bulla, no, abbiamo degli altri sponsor meno simpatici che ci pagano di più, però la simpatia vale tutto nella vita, però lui c'è sempre e quindi direi un grosso applauso. Quindi io spero di non aver dimenticato tutto, nessuno, se non solamente i giornalisti, Aldo, che è è sempre presente. Gli ho detto se anche lui c'ha dei fratelli o dei gemelli, perché è dappertutto, no? Le foto un po' meno.
abbiamo un altro bolognese d'adozione che è il nostro consulente sportivo, che può essere sulla mia destra, fino ad arrivare, diciamo, a quello che è stato l'artefice, perché se non ci fosse stato lui a portarci a Bologna non ci saremmo andati, Michico Ferruccio. E poi alla fine i giornalisti, più che giornalisti, sono i nostri tifosi, e quindi si vede che sono venuti a seguirci non solamente per scrivere, ma anche per dare qualcosa di passione fino a tutti i cittadini, i tifosi, i lupi e quant'altro. Effettivamente, diciamo, la trasferta di domenica è stata qualcosa che passerà un pochettino nella nostra storia. Io di trasferte così imponente ad oggi non sappiamo neanche quantificare quanti siano, perché se penso che alla mattina alle 9 di domenica alla biglietteria c'era la fila di piacentini che erano partita la mattina alle 6 da Bologna per prendere i biglietti, quindi noi ufficialmente ci è risultato 600-700, probabilmente sono stati circa, si ipotizza, 1500, e quindi mi viene in mente quei periodi di tanti anni fa del calcio, quando il calcio era in Serie A e c'era una proposta per sfermare. Io altri ce l'ho preso sulla sinistra, dove è finito adesso lui è impegnato in altre attività, no? Adesso gli ho chiesto ufficialmente se riesce a destinarsi delle case popolari per i giocatori per risparmiare qualcosa, no? E mi ha detto che si sta impegnando, ha provato 12 anni, no, in posizione, ha già arrivato con riscaldamento a carico del comune. E chiudiamo con il prezzemolo su tutto all'uomo che riesce a trasferire anche adesso quintali di attrezzatura fotografica che normalmente utilizzano per riprendere lo shuttle, ma lui la riesce a portare anche dentro un palazzetto di trasporto eccezionale, il mitico Cavalli. Chiudiamo con la nostra giornata. Grazie. Sono 700 persone che ci hanno aspettato.
il mister Lucamondi. Ma io vorrei dire pochissimo, perché i protagonisti di questa grande vittoria penso che siano assolutamente i giocatori. Noi, ha detto bene Gabriele, abbiamo formato uno staff al di fuori della squadra veramente importante, dove abbiamo fatto tutto il massimo per dare a loro la possibilità di giocare e vincere un trofeo importante per Piacenza. Adesso il nostro compito è quello di concentrarci subito sui prossimi eventi, perché il sindaco ci ha chiesto poi anche qualcosina. Noi speriamo intanto di arrivare al finale e poi averci ancora la possibilità di giocarci quello che l'anno scorso non è andato benissimo. Io sono convinto che quest'anno possiamo divertirci fino là in fondo, poi quando si darà in finale non so. Però un ringraziamento veramente a tutti, per parte mia, un ringraziamento speciale allo staff, perché sono contornato da persone veramente di altissimo livello ed è per questo che riusciamo a fare grandissime risultati. Il legame che ho trovato tra di voi, che non è soltanto una cosa che si limita al campo,
al lavoro in palestra di tutti i giorni alle partite, ma quel legame che c'è anche al di fuori dell'aspetto sportivo, quello che, lo dico sempre, il mio predecessore che è stato un po' il mio maestro, Stefano Teani, diceva: essere campioni nello sport è essere campioni nella vita di tutti i giorni, attraverso l'amicizia, attraverso l'entusiasmo e il divertimento che lo sport vi regala. Quindi io vi ringrazio veramente a nome di tutto il mondo sportivo piacentino, non solo per aver dato lustro e gloria alla nostra città e allo sport piacentino, ma vi ringrazio in modo particolare perché forse indirettamente, però lo avete fatto, avete con questa grande impresa sportiva aiutato il CONI in quella che è la sua missione principale, cioè fare promozione sportiva, fare innamorare i giovani dello sport, portare i giovani verso lo sport, perché un grande risultato come questo, raggiunto con grande passione, con grande entusiasmo, aiuta ad avvicinare altri giovani allo sport. Quindi veramente un grazie di cuore per il risultato, ma per il significato di questo risultato. Bene, c'è ora la consegna di un piccolo riconoscimento, no? Beh, secondo me mi sono dimenticato di una persona che non è presente, ma che è molto importante, è quella che è riuscita a trattenere nel palazzetto per un'ora e mezza tutti i tifosi che erano, che è Nicola Gobbi, anche se è Bene.